Oh, ragazzi, eccoci qua. Come vedete, sono ritornata con un altro video e sono tornata con un video. Mi preparo con voi. Oggi è venerdì 13 gennaio e mezzogiorno e 5. Tra una quarantina di minuti devo scendere perché ho appuntamento con la mia migliore amica. Poi siamo tutto il pomeriggio insieme, andiamo all'Auchan, facciamo un po' di shopping, pranziamo insieme e chiacchieriamo. E niente, oggi sono in vena di girare video, infatti ne ho girato uno prima sui top dell'anno che penso vedete prima di questo e adesso mi andava ancora di girare, quindi giro con voi, questo mi preparo con voi, che dove testiamo insieme, perché comunque sono 2 o 3 volte li ho usati, questi pennelli qui ovali che ho già usato da un bel po', ma veramente non ho avuto tempo di provarli e adesso li provo insieme a voi. E quindi cominciamo. Allora, innanzitutto andiamo ad applicare il fondotinta che in questo caso andrò a stendere questo qua della Puro Bio Sublime. Allora, vado a prelevare appunto un po' di prodotto, lo metto sulla mano e vado a prendere il pennello, il secondo più grande, diciamo, che è questo qua. Vado a fare questo movimento qui e lo vado a stendere su tutto il viso. Questo tipo di fondotinta va steso immediatamente perché tende ad assorbirsi molto molto facilmente, però comunque ha una facilissima stesura. Vado appunto con movimenti cercando di farli circolare, anche se è un po' difficile appunto di farlo passare su tutta la pelle. Allora, questo tipo di pennello io lo trovo ottimo. Rispetto al classico pennello è molto molto facile a livello di ergonomicità, cioè nel senso a livello di come va tenuto in mano, perché comunque come vedete, diciamo, ha bisogno di tutta la mano, no? Per essere mantenuto. Quindi diciamo, rispetto a un classico pennello è più comodo e più pratico. Appunto questi io li ho comprati da circa quasi 2 mesi, ma diciamo, li ho comprati metà novembre. Tra problemi che ho avuto e lavoro, diciamo, veramente non ho avuto proprio modo di provarli. Sì e no, li ho provati 2 o 3 volte e questo appunto è un video dove appunto lo testiamo insieme. Come vedete, ci ho messo veramente 2 secondi ad far mettere il fondotinta e l'ho messo anche comunque in modo omogeneo. Vado a prendere un altro po', vado a mettere un po' qua sotto. E niente, quindi appunto questo è il pennello numero 2. Cioè nel senso, vedete, c'è questo qua che è quello più grande e questo è il secondo. Quindi sono andata a stendere appunto il fondotinta con il secondo più grande appunto del set. Che vi lascio sotto il link dove l'ho acquistato. L'ho acquistato su Amazon, ma praticamente ce ne sono marea di set. Io comprai questo perché era quello più conveniente. In più usciva anche la spugnetta, diciamo, per pulirli. Magari vi sparo qui il video dove appunto ve li mostro uno a uno di quando li ho acquistati, così magari li vedete anche meglio. Ok, messo il fondotinta, adesso devo applicare la cipria. La cipria vado ad applicare questa qua della Kiko. E la vado ad applicare con quello grande perché mi è più facile. Vado a prendere un po' appunto di prodotto direttamente qui e vado appunto ad applicarla cercando appunto sempre di fare comunque movimenti molto circolari con questo grande grande grande, diciamo, è un po' un casino farlo, però diciamo cerchiamo di riuscirci. Questa qua è una cipria che leggermente colora, infatti io l'ho acquistata in una collezione estiva, ma io odio essere bianca, che diciamo comunque sono scura, non sono mai bianca 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 anche per il resto della pelle, quindi diciamo se faccio comunque un trucco dove sono molto chiara, diciamo ci sto male. Come vedete ho i capelli neri, ho le ciglia nere, quindi comunque mi piace, comunque non dico l'effetto bronzato, ma quasi. Ok, vedete, ho messo in 2 secondi anche la cipria con il primo, che sarebbe quello più grande. Adesso vado a stendere la terra, sempre questa qua della Kiko, e la vado a stendere con questo qua, che sarebbe il terzo più grande
vado a prelevarla un po' così e lo metto solamente qui, qui e qui. Diciamo, vado a fare una sorta di contouring e faccio la stessa cosa qui. Qua, un po' sul naso. Ok, vado appunto, ho applicato appunto la terra col terzo. Adesso passiamo al blush. Il blush lo vado a stendere con questo che è il quarto più piccolo del set. Il blush vado ad applicare questo qui di neve. Lo vado a mettere un po' qui. Ne uso un po' perché mi piace comunque l'effetto molto molto luminoso che dà. Vado a mettere qui, appunto, passo qui il pennello, faccio così con la bocca e partendo dal basso lo vado a stendere. Ok, bisogna farci un po' più di passate perché diciamo, devo dire la verità. Per quanto riguarda il blush, questi pennelli non è che sono facilissimi da stendere, però mi piace comunque perché veramente preleva solo la parte in cui naturalmente, diciamo, andrebbe applicato il blush, però il blush, però diciamo che la stesura non è facilissima, quello sì. Ok. Andiamo un altro po' e appunto ecco qua. Ho messo il blush di qua, lo vado a mettere anche dall'altra parte. Sempre, vado a prendere sempre un altro po', mi sta quasi finendo questo blush, quindi diciamo è un po' complicato farlo scendere. Non vuole scendere. Allora, vado ad applicarlo anche di là. Ho dovuto un attimo interrompere perché dovevo per forza appoggiarlo per farlo uscire, perché comunque questo blush appunto mi sta finendo. Come vedete, appunto, vado a stendere anche di qua il blush, ne riprendo un altro po' e faccio così, diciamo, anche per un po' farlo assorbire. Ok, quindi appunto con il viso abbiamo finito. Adesso passiamo ad utilizzare quelli più piccoli, appunto, che io vado ad utilizzare prevalentemente per gli occhi. Allora, cominciamo andando a mettere il correttore, che è questo qua. Adesso sto usando questo qua dell'Avon. Vado a fare giusto due perché è molto molto coprente. Faccio la stessa cosa qui. Ok, e lo faccio assorbire da questo pennello qui, che fitto 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 di setole molto molto dritte e vado appunto a stendere il correttore su tutto l'occhio, su tutto il contorno occhi, perché lo uso anche come base occhi perché è molto molto luminoso e mi ci sto trovando bene anche appunto come per usarlo come base. Ecco qua. Faccio anche questo movimento qui, lo faccio assorbire anche bene qui nella zona C, diciamo. Mi piace comunque che il correttore dia luminosità alla parte occhi, perché io ho un occhio comunque importante, come vedete, bello grande. Come vedete dal video, non l'ho detto, detto nel video sui primi saldi che appunto da metà dicembre a fine dicembre ho avuto dei problemi di salute. E prevalentemente ho avuto problemi per quanto riguarda l'occhio. Non so se questo qua che appunto sto truccando vi rendete conto che mezzo sopracciglio non c'è. Perché vi spiego, mentre comunque continuo a mettere appunto il correttore, il 18 dicembre sera, era domenica, erano circa le 3 di notte, stavo nel letto, secondo me avevo la febbre alta oppure la pressione molto bassa e avevo un dolore forte allo stomaco. Andando ad alzarmi e venendo qui in cucina,
cioè sono circa 10 passi che devo fare dalla mia stanza, andando a prendere comunque il cassetto dei medicinali, mi sono seduta qui dove mi trovo adesso. Mi sono sentita male, nel senso mi sono sentita di svenire. Io purtroppo non è la prima volta che mi capita, conosco la sensazione e appunto sono svenuta. E stando adesso così seduta, giustamente fate, pensateci, andando a svenire, ho perso i sensi, sono caduta a terra e sono andata a sbattere con l'occhio vicino qui a una sedia che è di legno. Sono andata appunto a sbattere con l'occhio all'estremità a terra e mi si sono aperta, nel senso. La sopracciglia ce n'avevo mezza qua e mezza qua, cioè avevo proprio un buco. Lì per lì non ce ne siamo accorti, nel senso io vabbè stavo tutta stonata, che te ne vuoi accorgere? Mia madre, mia zia e mia mamma, nessuno se ne è accorto che non era un semplice taglio, ma veramente un'apertura. Vabbè, quella sera mi misero un po' di acqua ossigenata e mi misero un cerotto. La mattina, andandomi a svegliare, ero lucida, andando ad aprire, mi sono resa conto appunto che avevo questo sopracciglio qua. Quindi ho detto, guarda mamma, qua mi sono aperta. Sono andata dal mio medico di base e ho detto, guarda, pensavo che fosse una semplice apertura, ci voleva una farfallina. Il mio dottore di base mi ha detto, no, guarda, si devono mettere i punti. Vabbè, sono andata in ospedale qui vicino, vabbè, un'ora e mezza per mettere due punti, ho detto, ma che avete capito? Me ne andai e andai in un altro ospedale che qui funziona molto bene, che si trova a Castel Volturno, è molto lontano da casa mia, però credetemi, ci ho messo mezz'ora per arrivare, in 5 minuti mi hanno messo dei punti. Comunque, quindi appunto prevalentemente, principalmente diciamo è stato quello il problema, però principalmente i miei problemi di salute sono stati altri, perché poi non so se è stata l'antitetanica, perché poi ho dovuto fare l'antitetanica, non so se ho preso l'influenza, sono stata malissimo con lo stomaco, 4-5 giorni malissimo con lo stomaco, che addirittura io per 3-4 giorni non ho dormito e quindi questo mi ha portato a stare molto molto male. Io, come sapete, dovevo andare a Milano il 19 dicembre, dovevo prendere l'aereo. È successo tutto questo il 19 dicembre, non ho preso l'aereo, però poi il giorno dopo avevo preso il treno. Non l'avessi mai fatto perché a Milano sono stata malissimo con lo stomaco e andai al concerto di Eros Ramazzotti come una pezza e il giorno dopo ce ne tornammo, non presi manco l'aereo di ritorno perché veramente stavo male, avevo paura. Sono stati veramente, dal 19 al 21 dicembre, sono stati 3 giorni per me orribili. Poi sono stata veramente malissimo con lo stomaco, infatti poi i 3 giorni di Natale non sono manco andata al lavoro perché non ce la facevo. Vigilia e Natale non ho mangiato niente perché appunto stavo male con lo stomaco, mi sono un po' ripresa il 26 dicembre, ma comunque mi sentivo debole perché comunque ho avuto una cosa brutta. E quindi niente, comunque ve lo volevo raccontare appunto per il fatto appunto che io questo taglio, i punti li ho ottenuti più di una settimana, li tolsi, se non mi sbaglio, il 30 dicembre li ho tolti. Ho una cicatrice evidente qui, non so se potete vedere. Le sopracciglia stanno crescendo molto poche, credo che, perché comunque la crescita delle sopracciglia per me è assurda. Credo che dove ho la cicatrice non ricresceranno, voglio aspettare qualche mese. Se non ricresceranno, credo che andrò da un estetista, mi farò fare le sopracciglia tatuate, perché comunque io sì, ci vado a mettere la matita nera, ma è orribile, però naturalmente può essere pure che deve fare il decorso, perché comunque è ancora fresca. Io se vado a toccare mi sento proprio ruvida, mi fa male qua, perché comunque ho avuto una bella botta. Comunque, quindi anche questo vi volevo raccontare. Ok, adesso basta, se no non la finiamo più. Appunto, adesso sono andata a mettere il correttore, avete visto, con quel pennello, adesso passiamo appunto al trucco occhi. Vado a usare la Color Icon della Wet n Wild, la famosissima Comfort Zone, che credo vi inserirò anche nei top dell'anno di make-up. Non so se vedete prima questo o quello, penso prima questo, vedrete. Comunque, appunto, vado ad applicare questo, vedete? L'ho usata tantissimo, piace tanto. E vado a prendere, vediamo un po', vado a prendere questo qua, che è più tozzo, per fare appunto poi tutta l'arcata. Vado a prendere Brow Bone, che è questo qua chiaro chiaro chiaro, appunto ne prelevo un bel po', sono molto polverosi questi ombretti, però sono ottimi, e appunto ho preso Brow Bone e vado appunto, vedete, a passarlo su tutto l'occhio, vedete, appunto. Io non guardo sempre in telecamera perché ci ho collegato il telefono alla televisione, quindi mi vedo più grande e poi qui c'è lo specchio naturalmente perché per non fare danni.
Ok. Facciamo la stessa cosa dall'altro occhio. Appunto. Però penso che comunque come mi sono messa, mi vedete bene e anche io comunque riesco a vedermi sia in televisione che allo specchio, così non faccio danni. Ok. A posto, quindi abbiamo fatto appunto la base su tutto l'occhio così chiara. Adesso vado a prendere questo qui, che è quello lì con le setole fitte, però molto molto morbide, però molto molto sottili e molto lunghe, dove andrò a fare appunto la linea di mezzo e vado a prendere questo qua di sotto, che si chiama, vabbè, questi highlight. Vado appunto a fare così, vedete come sono polverosi, polverosissimi, e vado a fare la linea di mezzo. Allora, questo mi è un po' complicato, devo molto vedere nello specchio. Allora, vado, vedete? Però è molto molto ottimo, vedete? Dritto dritto dritto, facendo appunto questo movimento, trovo che tranquillamente va messo benissimo nella piega e va anche sfumato molto bene. Ecco qua. Fatto il primo occhio, facciamo il secondo, vado sempre a prelevare appunto. E faccio lo stesso con l'altro occhio. Ok. Ok. Ok, fatto appunto, vedete, la linea di mezzo. Adesso appunto andiamo ad applicarlo. Andiamo ad applicare un ombretto sulla palpebra mobile. E vado ad utilizzare questo qua, che è sempre come quello che ho preso per il correttore, però è più fitto di setole ed è più piccoletto. E vado a prendere questo qua di sopra, che è un grigio. Vado, prelevo un bel po' di prodotto perché essendo polveroso, diciamo, si spappola. E vado appunto sulla palpebra mobile cercando di non fare danni. Ok, vedete? È molto, cioè, comodo comunque stenderlo. Io, diciamo, avendo la palpebra mobile molto piccola, è un po' complicato, ma con tutti i pennelli, perché veramente ho più palpebra fissa che quella mobile, comunque avendo la palpebra cadente così. Ok, vedete? Facciamo la stessa cosa con l'altro occhio. Però devo dire la verità, avendo un occhio così, qualsiasi trucco faccio, comunque l'effetto è sempre bello. Poi io adoro gli truccare gli occhi, cioè se dovrei scegliere tra labbra e occhi, io scelgo gli occhi perché trovo che truccare gli occhi sia ottimo, cioè ti rende uno sguardo proprio diverso rispetto a quando magari trucchi solo le labbra. Ok, ne vado ad applicare un altro po'. Ok. E questo appunto è il trucco fatto con questi pennelli. Forse qualcuno non l'ho utilizzato tra tutti quelli che ho avuto, però comunque la maggior parte li ho utilizzati. Gli altri magari devo un po' vedere che uso farne. Comunque quindi appunto ho fatto, come avete visto, un trucco totalmente con quei pennelli. Adesso naturalmente devo passare a utilizzare altre cose senza il pennello. Allora, ho dimenticato di prendere qualsiasi tipo di matita, non fa niente, non la mettiamo. Vado ad applicare quindi direttamente il mascara, che è questo qua della Essence, che è questo qua appunto incurvante. Vado ad applicarlo. Questo devo guardare per forza allo specchio, se no mi cieco. Ok. Questo mascara è ottimo, sicuramente lo inserirò nei top make-up dell'anno. Lo sto utilizzando da poco, ma è ottimo. Ecco qua, questo è il primo occhio, guardate che differenza. Andiamo a fare l'altro. Ok,
quindi farle venire più separate possibile. Ok, fatto anche le sopracciglia, messo il mascara. Adesso dovrei sistemare appunto la sopracciglia di qua perché vedete, inguardabile. Ma ho dimenticato di prendere la matita, quindi non fa niente, lo faccio dopo. Le labbra le lascio così, metto solo un burro cacao. E niente, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente devo un po' aggiustarmi qua il capello. Sta crescendo la frangetta, quindi mi è un po' complicato, diciamo, ultimamente sistemare i capelli, cerchiamo, magari adesso vado un po' a fare col phon. Spero che questo video, appunto, mi parlo con voi dove testiamo insieme i pennelli ovali, vi sia piaciuto. Come sempre, io alla fine di ogni mio video vi invito a mettere un mi piace, a commentare, a condividere e anche a niente, a fare qua, basta che sto dicendo. E come sempre, sempre anche alla fine di ogni mio video, vi mando un grosso bacio a tutti e a tutte e ci vediamo alla prossima. Ciao!